Buonasera, buonasera a tutti e grazie di essere qui. Prima di entrare nel mondo delle ombre vive, che sono i protagonisti di questa serata e di questa mostra, voglio ringraziare tutti coloro che hanno collaborato per la buona riuscita di questo evento. Prima di tutto un ente considerato in via di estinzione, ma più vivo che mai direi, che è la provincia. Grazie al loro patrocinio e al loro sostegno abbiamo potuto avere questo spazio e questa occasione culturale. Il Comune di Bergamo, che ha patrocinato l'evento, l'Associazione Culturale Faust, di cui ho il piacere di essere socio fondatore e segretario, e la Galleria Ducale e gli altri sponsor che hanno sostenuto e collaborato all'evento. Michele Signorelli, nostro critico storico dell'arte, che ha curato la recensione critica dei tre artisti in mostra e la recensione critica della mostra. Non vi rubo altro tempo e cedo la parola al Presidente della Provincia, Dottor Rossi. Sono pochi secondi davvero per darvi il benvenuto insieme ad Alberto Vergalli, che è il nostro consigliere delegato alla cultura, insieme al Dottor Franco Colacello, che segue il servizio cultura-turismo. E noi siamo solo che contenti di ospitare artisti in questo spazio, uno spazio che è nato per questo, dedicato e intitolato a uno dei più nostri grandi artisti, e in questi anni abbiamo cercato di aprire alla cultura, all'arte, non solo lo spazio Manzù, ma anche il palazzo principale che trovate dall'altra parte, che sia stato lo spazio Viterbi, il porticato, insomma, ogni angolo abbiamo cercato, quando c'era la richiesta, di offrire degli spazi, perché credo che un'istituzione abbia il dovere di sostenere chi ci aiuta a sognare, a riflettere e a fare i conti con la bellezza. E quindi benvenuti e grazie ancora di essere qui. Beh, vi voglio solo ringraziare voi tutti che siete qua presenti questa sera, che animate questi spazi. Questi spazi erano, fino a un anno e mezzo fa, erano lasciati un attimino fermi per una serie di vicissitudini che sono state ricordate dal nostro segretario dell'associazione, che conosciamo tutti, e abbiamo pensato col Presidente, anche con l'Accello, di ridare spazio alla gente che sul territorio fa cultura in tutte le forme. Quindi, e da allora abbiamo ospitato tantissime iniziative, e questa cosa per noi è motivo di soddisfazione, di orgoglio, perché abbiamo modo appunto di incontrare tantissima gente e di portare un pochettino questo Palazzo della Provincia come un centro, diciamo, di aggregazione, di incontro della cultura. Abbiamo fatto iniziative di vario tipo, fotografie, cultura, abbiamo fatto iniziative di pittura, scultura e quant'altro, quindi non posso che chiedervi di rimanere per vedere anche le mostre che seguiranno e di ringraziarvi di essere qui questa sera. Grazie mille. Cedo la parola a Michele Signorelli, che si addentrerà nel mondo di questi tre artisti e ci accompagnerà dandoci alcune proposte per la lettura delle opere esposte. Te la parola, grazie. Buonasera a tutti, al di là dei ringraziamenti dovuti a tutti i presenti, anche a chi è qui nonostante l'attualità ansiosa, immagino, per voi di queste ore, visto queste lezioni di domani, quindi veramente il ringraziamento è doveroso. Mi piacerebbe cominciare raccontandovi un po' come è nata l'idea di fare questa collettiva. Per noi di Associazione FAOS è un po' la prima collettiva di artisti emergenti. Quando abbiamo pensato di fare una collettiva, veramente la mostra ha preso forma quasi da sola, nel senso che ci è stato subito chiaro che i tre artisti che questa sera vi proponiamo in queste sale ne avrebbero fatto parte. Non abbiamo avuto bisogno, e per noi è stata una fortuna perché ha significato molto lavoro in meno, non abbiamo avuto bisogno di fare una selezione preventiva, come di solito si fa per le mostre collettive, nel senso che la selezione per noi era già stata fatta, o meglio, si era già fatta da sola in modo del tutto naturale e spontaneo. Abbiamo subito capito che il dialogo che questi tre artisti sarebbero riusciti a instaurare e a mettere in scena era già perfettamente coerente e completo, senza bisogno di aggiungere altro. Quindi davvero abbiamo cercato di lavorare per sottrazione.
andando un po' in controtendenza, di solito nelle mostre collettive si cerca di ampliare, di includere il maggior numero possibile di artisti, se non altro per poter contare sul più largo pubblico possibile il giorno dell'inaugurazione. A noi invece sembrava di snaturare un po' il discorso, di snaturare un po' un discorso che invece abbiamo voluto mantenere integro e coerente con se stesso. Se avessimo incluso altri artisti, anche se validissimi, ci saremmo trovati a raccontare altre storie. Avremmo un po' cambiato discorso e quindi avremmo un po' perso di vista anche il filo rosso che lega le opere che vedete in queste tre sale. Filo rosso che è dichiarato dal titolo. Le ombre vive che danno il nome a queste sale fanno un po' riferimento alla dimensione oscura dell'uomo, alle sue sofferenze, alle sue ferite. In queste sale troverete, o avete trovato, se avete già avuto modo di visitarle, avete trovato tante ferite, tanti tagli, tante lacerazioni, tante crepe, tante cuciture, tante cicatrici. Ci sono veramente tante smorfie, non è un tipo di mostra che può essere visitata tanto per fare una passeggiata il sabato pomeriggio. È una mostra che chiede una certa fatica a chi la guarda, anche un certo turbamento. L'immagine, secondo noi, migliore per poter affrontare la visita di queste sale, quella che speriamo di essere riusciti a comunicarvi, è quella di un Cerbero, un corpo unico con tre teste diverse. Un racconto unico raccontato da tre autori diversi. Le stesse sofferenze dell'uomo, le stesse inquietudini viste attraverso tre paia di occhi diverse. Ho detto tre sofferenze diverse dei personaggi di questi artisti, che guardandole ci rendiamo conto che almeno in minima parte sono un po' le sofferenze nostre quotidiane, quelle che ci tocca affrontare nella vita di ogni giorno. Noi organizzatori ci siamo veramente divertiti molto, ma divertiti nel senso più serio del termine, a mettere queste sofferenze le une di fronte alle altre. Le corde tirate e tese di D'Agostino, i giganti di Ravasio, le maschere mute di Saresini, ci siamo veramente divertiti molto a vederle dialogare e magari anche scontrarsi le une contro le altre. E speriamo che vi divertirete anche voi visitandole. Quindi sulle ali di questa speranza io non posso che rinnovare l'invito a visitare la mostra. Siamo di fronte
alle opere di Fabio D'Agostino, cosa possiamo dire, Michele, su queste opere? Anzitutto, diciamo, il motivo che ci ha spinto ad includerle in questa mostra collettiva ed affiancare D'Agostino è a due artisti che, almeno apparentemente, sono molto diversi da lui, perché sono due artisti figurativi, sono due artisti che deformano la materia artistica che usano. D'Agostino sembra apparentemente tutto l'opposto, è un artista ordinato, lavora tanto sulle forme geometriche e sulla pulizia degli spazi e dei volumi. Ma forse è proprio questa la cosa che spaventa di più, e forse lui è proprio l'artista più pessimista dei tre che abbiamo deciso di racchiudere in questa collettiva. Abbiamo parlato di ordine, di pulizia, è vero, ma nelle sue opere pochissime volte i colori sono omogenei. C'è sempre una sottile sfumatura che li fa vibrare, come se ci fosse una crepa, una sorta di fulmine in un cielo sereno. E poi abbiamo queste corde tirate, questi cavi d'acciaio che, è vero, richiamano alla memoria la pulizia della linea retta. Ma sono opere che sembrano, sono corde che sembrano ferire le opere. Non c'è mai un equilibrio completo, l'equilibrio è sempre rotto. Qui abbiamo questo elemento verticale che quasi squarcia l'opera. Sotto abbiamo una figura geometrica, è vero, perfettamente netta, ma ai suoi contorni questa figura sembra rilasciare un po' della sua oscurità in uno sfumato che va un po' a sporcare il bianco dell'opera. E così è anche nelle altre opere. Sembra di essere di fronte a un paesaggio idilliaco, un bel paesaggio naturale come ci hanno abituato certi pittori, non so, del 600 o del 700 classico, in cui l'uomo è in perfetta sintonia con la natura, e poi invece a guardarlo bene si notano dei particolari che ci inquietano, non lo so, qualcuno nascosto dietro il tronco di un albero, oppure una nuvola nera all'orizzonte, e ci danno sempre il senso di un pericolo che impone, di qualcosa che non va in un quadro che è perfetto solo apparentemente. Il discorso che dicevamo prima, cosa ha spinto Saresini a poter plasmare queste plastiche, questi lavori con legno, ferro e colori? Ma Saresini ha spinto la sua arte un paio d'anni fa fino a raggiungere questa nuova tecnica, artistica. Lui utilizza dei materiali di scarto e di recupero, lui prende ambiti completamente diversi. Lui lavora molto con la plastica e con il plexiglass, lastre di plexiglass che lui scalda, e nel breve tempo che il calore consente alla materia di essere malleabile, lui la modella dando la forma, in questo caso di volti, in altre occasioni dà la forma di corpi. Sono volti estremamente sofferenti, è quasi banale dirlo, sono inchiodati, ci sono veramente tantissimi inserti metallici nell'opera. Alla tua sinistra, ora alla tua destra, ci sono addirittura dei componenti presi dai motori delle automobili e degli elettrodomestici. Tutto questo non fa che acutizzare e incrementare al massimo un senso di dolore, ma è un dolore represso. È represso perché i suoi personaggi non urlano, hanno tutti la bocca chiusa. Le poche volte in cui noi riusciamo a intuire la forma delle labbra, noi le troviamo chiuse. La bocca chiusa significa che questi personaggi soffrono senza urlare. Sono talmente abituati al dolore che non riescono nemmeno ad esprimerlo, si dimenticano quasi di gridare. Io ho sempre considerato una battuta, davvero uno scherzo, la presenza invece dei ghigni a denti quasi esibiti. Sembra quasi una derisione, una presa in giro che qualcuno fa nei confronti di questi poveri cristi inchiodati.